Faremo il giro della passeggiata in centro. Comunque vedrete voi abbastanza cattedrali questa settimana, quella di Siviglia, quella di Cordova, quella di Granada se volete, perché non c'è nel programma, però avrete tempo per visitarla, perché pomeriggio questo tour abbiamo oggi una giornata intensa, quasi tutta la giornata saremo fuori, poi domani invece stiamo tutta la giornata a Siviglia, quindi avete sempre la mattina con la guida, il pomeriggio libero, poi di nuovo lunedì saremo, martedì saremo tutta la giornata in viaggio, la giornata intensa, e poi mercoledì di nuovo siamo a Granada, mattina si visita l'Alhambra, pomeriggio libero, quindi avrete due pomeriggi liberi per conto vostro, comunque noi vi diremo quello che potete fare. Bene, oggi il programma di oggi comprende, come ho detto, stasera dormiamo a Siviglia nell'hotel Siviglia Center, staremo due notti questa sera e domani sera. Però oggi adesso andiamo a Ronda, faremo la mattinata nella cittadina di Ronda, ci impiegheremo circa un'ora e mezza per arrivare, sono 100 km, Ronda si trova nella provincia di Malaga, su in montagna, andremo a circa 700 metri d'altezza sul livello del mare. E visiteremo infatti noi una cantina, una bodega, viene chiamata in spagnolo. Questo nel pomeriggio, perché anche da Ronda a Jerez c'è anche un buon tratto di strada, un'altra oretta e mezza. E poi dopo la visita delle cantine proseguiremo per Siviglia, anche da lì prenderemo l'autostrada, c'è un'altra ora e mezza e arriveremo a Siviglia verso, dipende, poi 6:30, 7 più o meno, quindi faremo tutta la giornata oggi in giro. Bene, tornando a Ronda, quindi a poco fa vi ho detto che la corrida è nata qui e noi oggi durante la nostra passeggiata che faremo nella cittadina, alla fine, chi vuole, potete entrare e visiteremo l'arena di Ronda, che è l'arena più antica della Spagna. E l'arena è, diciamo, facoltativa, chi vuole entrare, se entriamo tutti assieme, il biglietto costa 6,50 euro, però se facciamo un biglietto di gruppo costa 5 euro. Prima un giro nel quartiere, nel centro storico, visiteremo posticini tutti nel centro storico, dall'altra parte del ponte famoso di Ronda, che è sul Tajo, su questa spaccatura, su questo burrone che divide in due la città, parte antica dalla parte moderna. Parte antica e parte moderna riguardo da prima del XVIII secolo e dopo. In quartiere non c'erano delle regole precise, si facevano uscire questi tori nelle piazze e poi ognuno che era più coraggioso a piedi, a cavallo, con le lance, con le corde, in gruppo, da soli, no? Si sfidava questi tori. Giusto nel 700, in quel periodo, metà del 700, a Ronda ci fu un certo ragazzo che lui era appassionato di queste corride, ma poi corride viene anche da correre, se tutti sapete, conoscete quella festa di Pamplona, che è dove si lasciano i tori liberi nella strada e lì la gente corre. Bene, questo Pedro Romero, che era molto appassionato di affrontare i tori, lui inventò uno stile nuovo. Innanzitutto, invece di correre, rimaneva fermo e capì che il toro va, o perlomeno già sfruttò questa logica, che il toro non va verso l'uomo, ma va verso il movimento. E lui inventò la famosa muleta, che è questo mantello rosso che loro agitano, muovendo questa muleta tirava l'attenzione dell'animale e quindi si poteva scansare all'ultimo momento. Quindi inventò un nuovo stile di fare la corrida e si dice che con questo ragazzo Pedro Romero è nata la corrida moderna. E lui era di Ronda, ha fatto le prime corride a Ronda. Siccome a Ronda c'era anche questa arena costruita per la cavalleria, per i cavalli, per i cavalieri, per allenarsi, decisero di trasformarla, come di fare lo spettacolo dei tori dalla piazza, lo trasportarono dentro l'edificio dell'arena.
questa l'Arena di Ronda, si dice che è la più antica della Spagna, perché per la prima volta uno spettacolo taurino è stato fatto in un edificio chiuso e non in una strada, in una piazza, meglio, vedete? E lui, anche questo Pedro Romero, inventò le banderillas, tutte queste frecce che vengono messe nel collo del toro. Non so se qualcuno di voi ha visto qualche corrida. Ieri c'era in televisione una. Quelle, le corride, naturalmente è uno spettacolo che ancora oggi si fa in Spagna, escluso Barcellona, che è stato vietato. Però il resto della Spagna ancora si fanno, quasi ogni città c'è sulle sue arene. Però non dovete pensare che ogni domenica ci sono le corride. La corrida è sempre legata a una festa. Di solito sempre la festa del patronale, del paese o della città. Quindi le corride, quelle più importanti, sono sempre una o due volte all'anno, non è che ogni domenica. E magari è questo il fatto di essere unite all'avvenimento della festa, che qui le feste patronali sono molto grandi, sono molto, come dire, celebrate. Da aprile a ottobre si celebrano le maggiori feste, qui vengono chiamate feria, più importanti della Andalusia. Sempre ripeto, sono tradizioni del sud. La corrida c'è in tutta la Spagna, però questa feria è una tradizione del sud. Questi paesini sono chiamati pueblos blancos, noi paesi bianchi, perché la tradizione, la caratteristica, che sono tutti bianchi, a volte obbligati per legge, sono delle ordinanze proprio comunali che obbliga a fare la casa bianca, non si può usare un altro colore. E poi le tipiche inferriate, le inferriate sempre alle finestre, ma questo non perché c'è più pericolo, criminalità, è una tradizione che viene dal Medioevo, e quindi chi vuole farsi una casetta in stile andaluso mette le inferriate, perché è così la tradizione di allora, del Medioevo. E a Ronda lo vedrete nel centro storico, tutte queste casette bianche con le inferriate, e a volte tutto ferro battuto antico, oggi non si fa più, però anticamente con questo ferro, e il quartierino di Ronda, che poi faremo a piedi, c'è spesso queste case tipiche, queste palazzine, eccetera.
sotto i 7 kg questo sottintitolo. Allora, guarda, questo pannello di questa parete con la ceramica sapete è una tradizione ancora molto diffusa qui nell'Andalusia. Questa è dedicata ai viaggiatori romantici, si è scritto su. Chi erano questi viaggiatori romantici? Beh, come succedeva nel XIX secolo, molti scrittori o personaggi nobili del nord dell'Europa, specialmente inglesi o tedeschi, volevano viaggiare verso il sud dell'Europa a cercare un po' quell'esotismo, la Grecia, Sud Italia, il sud della Spagna, no? A cercare l'antichità. No? Questi viaggiatori si rifugiavano poi in posti tipo Ronda, perché erano posti tranquilli, per riposare, per scrivere. Era quindi questo pannello è dedicato a questi personaggi che hanno visitato Ronda e hanno vissuto qui, come Rilke, Washington Irving, che scrisse i famosi racconti dell'Alhambra, che sono i racconti tipo Mille e una notte che si svolgono lì a Granada. Lui viaggiò per tutta l'Andalusia. Cercavano anche i bandoleros, perché la città di Ronda e le montagne era terra di bandoleros, briganti che si nascondevano dietro le montagne per poi attaccare ai viaggiatori. Questa cosa nacque durante l'occupazione napoleonica dei francesi, quindi nacque come una cosa contro gli stranieri, ma poi andò a finire anche a brigantaggio, quindi eroi e villani, quindi bandoleros. E anche poi, recentemente, nell'epoca moderna, un grande amico di... abbiamo visto quelle due statue prima, uno è Antonio Ordoñez, un torero molto famoso di Ronda, e lui era il cognato di Dominguín, perché aveva sposato la sorella di Dominguín, quello che sposò Lucia Bosé. E era amico di Hemingway. Hemingway veniva spesso a Ronda a visitare il suo amico torero, anzi si dice che si sia ispirato a questo amico Antonio Ordoñez per scrivere vari libri sulla corrida, la Spagna, eccetera, eccetera. Quindi anche Hemingway e Orson Welles erano amici di Ordoñez. Bene, allora guardate, siamo già in una piccola piazzetta, questo quartierino è pieno di piazzette di questo tipo e qui già cominciamo a vedere le tipiche case tradizionali dell'Andalusia, di Ronda. E alcune sono private, alcune no, però probabilmente anche questa o quella di là, e la tipica incarriata, addirittura il balcone, vedete, tutto incastonato in legno, la palma della Domenica delle Palme messa nei balconi, questa sì, è la palma benedetta, sì, la tengono tutto l'anno, è la palma benedetta e poi la lasciano lì tutto l'anno e poi la ricambiano. Tutta questa serie di case che vediamo qui, dall'altra parte da sul burrone, sul tavolo, e qui c'è una casa che si chiama Sede Don Bosco, è una casa che appartiene ai salesiani, era una casa tipica per privata, i padroni di casa non avevano figli e poi hanno lasciato in eredità ai salesiani, ma era una casa privata. Da fuori sembra una casa piuttosto normale, però dentro è molto bella e soprattutto per il giardino che dà sul burrone, una vista stupenda. Se volete, si dà un'offerta di meno dalla signora, così potete visitare dentro la casa e anche approfittiamo per i bagni e soprattutto vedere la casa tipica andalusa con il patio. Vediamo se c'è il gruppo, se no già entriamo. Vabbè, aspettiamo un momento. Quando si entra c'è sempre doppia porta, la prima e poi la seconda. Attorno tutte le ceramiche, c'è anche una tradizione. Questo cortile che viene chiamato patio, a volte chiuso, a volte invece aperto, qui c'è una vetrata. In estate si vive di più nelle parti basse, l'inverno invece nelle parti alte. E poi ci sono tutti i mobili, la famiglia, eccetera, e soprattutto il giardino che è dall'altro lato. Quindi se volete visitarlo, stiamo dentro. Ma qui non vivono però i salesiani, è solo... Vivono al primo piano come casa di riposo. Il primo piano non è aperto al pubblico. Quello aperto al pubblico è il piano terreno. Se avete da cambiare, cambiate. E qui c'è la gente che mette un centesimo. Aspettate, perché recuperare
L'importante è che siamo 37 e che ci siano 37, perché voi mi dà vergogna per la signora Monta e siamo bene, e io non la so Monta. E la dove c'è la patrona, venerata la patrona di Roma, che è la Madonna della Pace, la Vergine della Pace, Non è questa la chiesa maggiore, la chiesa grande di Roma, la chiesa principale, la collegiata, è in un'altra piazza. È una chiesa molto piccolina, con un altare molto molto barocco, molto forte, in spagnolo si chiama il Vigili Beretta, che è un barocco tipico, c'è anche la fotografia da qui, la potete vedere, è un po' una piccola navata, c'è la statua da fare. Proseguiamo e guardate sempre questi balconi, che sapete quelli là, tutto ferro battuto, la tipica finestra ingabbiata. Questo serviva anche come sedile, si mettevano i cuscini, ci si sedeva, si affacciava fuori. L'inferriata, così, attenzione, fate passare la carrozza. Ovviamente le ragazze che volevano stare fuori si potevano affacciare qui a sedute. Bene, con le gambe fuori non credo. Bene, nel Medioevo, nella la parte prima della costruzione del ponte. Quindi qui abbiamo gli edifici più importanti della cittadina, o quello che erano prima gli edifici più importanti, perché poi alcuni sono stati spostati. Ma immaginatevi nel Medioevo questa piazza senza questi giardini, e qui si svolgevano i giochi con i cavalli, o corride, bene, prima della costruzione dell'arena. Per questo abbiamo una serie di edifici, tra cui anche la chiesa collegiata, la chiesa madre, un po' strana con questa facciata, con queste balconate. Anche quell'edificio che attualmente è l'aiutamento, il comune, per assistere a quello che succedeva nella piazza, ai giochi. Questa chiesa, qui abbiamo gli edifici più importanti dentro, la chiesa madre, collegiata Santa Maria Maggiore, alcuni conventi di clausura, il comune, il palazzo di giustizia, di là ci sono anche dei collegi dei Salesiani, Ronda vi ho detto che per 8 secoli è stata musulmana, quindi qui fino al 1485 c'erano i musulmani, quando arrivarono i cristiani nel 1500, primi del 1500 si cominciarono a costruire questa chiesa dove c'era la moschea. Questo succedeva sempre, dove c'era la moschea si faceva la chiesa, a volte si riadattava, si rifaceva, si spostava sempre il minareto. Naturalmente non dobbiamo pensare che tutti questi secoli sono sempre state le lotte tra i cristiani e i musulmani, spesso anche si copiavano a livello artistico, lo stile moresco, lo stile arabo piaceva anche ai cristiani, quindi subito dopo l'arrivo dei cristiani l'influenza a livello artistico ci fu abbastanza. Abbiamo uno stile che si chiama Mudéjar, sarebbe uno stile moresco, fatto dai cristiani ma sembra arabo. Quando in Europa c'era il gotico, qui c'erano i musulmani. Questo non ci sono tante cose gotiche qui in Andalusia. Quello che noi qui chiamiamo gotico è un tardo gotico, un isabellino, il periodo di Isabella di Castiglia. E poi dopo viene il barocco, però già siamo in un altro periodo. Quindi qui è un po' diverso. Questo campanile richiama molto anche quello che vedrete domani, del campanile della Giralda di Siviglia, della cattedrale di Siviglia. Sempre lo stesso, più o meno stesso periodo. Il torero, hai una foto lì nel torero? Ecco la Plaza del Toro. La Plaza del Toro. Ecco. Poi mi fai una foto qua, eh? Andiamoci qua, non lo dite. Tutto scuro. C'è l'arena. Adesso per entrare dobbiamo andare da quella parte.
l'uscita è da quel lato dove eravamo prima stamattina, va bene? E poi qui in zona, come vedete, c'è un po' di... Paghi i diritti, eh? Dopo diciamo che siamo andati alla corrida. Paghi i diritti, eh? Abbiamo fermato in quelle forme. Ma c'era ancora la danza a Barcellona. Quella con i cavalli. Poi con le foto le mettiamo nel libro, eh? Certo, tutto si fa. Ci vorrà un mese a fare quel libro, però lo facciamo. Fa due uguali. Forse nel 2000, nel 2050. Non saremmo vecchi, stravecchi. Dopo non giriamo più, vero? Lasciamo qua. Siamo pronti? Pronti. Ciao. Lei non l'ha avuto in via? Da dove siamo entrati noi, qui non entra il pubblico. Questa è un'entrata dove entrano i toreri, tutte le persone, il servizio che aiutano, eccetera, eccetera. E i tori neanche entrano da qui perché entrano da lì, poi lo vedremo. Noi faremo un giro così, con le spalle e poi rientreremo da questa parte. Vi farò vedere tutti i settori, sia quelli aperti al pubblico. Galleria, qui facevano tutti gli spettacoli anche, e quindi come dove siamo noi adesso, questo posto si chiama Ruedo, la pista, è uno dei più grandi del mondo, le arene più grandi ci sono arene che hanno fino a 60.000 posti, però la pista centrale è più piccolina, più stretta, perché le arene, queste, le arene che poi costruirono per le corride, ne facevano più stretti in modo che i toreri hanno più vantaggio di correre e mettersi a salvo se c'è un pericolo. Da qui invece è più lontano. È l'unica arena totalmente coperta dove il porticato copre tutti i posti a sedere, è l'unica che c'ha anche il muro in pietra, questo è tutto il XVIII secolo, tutto originale, mentre di solito sono in legno, tutto legno. Qui c'è un corridoio centrale che divide il pubblico abbastanza profondo, quindi se ci salta ogni tanto qualche toro è impossibile che salti sul pubblico. I pannelli laterali che vedete sono per difendere il torero quando ha un po' di problema, si nascondono lì, no? Si chiamano burladeros questi pannelli. Bene, in questa arena poi abbiamo da quella parte, la porticina quella piccola, da lì esce il toro. Sopra il balcone c'è un balconcino, lo vedete? Sì, sì, sì. Lì si siede la giuria, c'è un presidente che dà i trofei. Sapete quali sono i trofei per il torero?
e sono delle tradizioni che vengono anche dall'antica caccia, quando si doveva dimostrare che si era cacciato un animale, tagliamo un pezzo dell'animale. In questo caso si dà tre trofei, primo la prima orecchia, seconda orecchia e poi la coda del toro quando viene ucciso. Allora, se la gente è contenta che ha fatto una buona corrida, comincia a sventolare i fazzolettini bianchi, e vuol dire che allora è contenta, e il giudice, il presidente, dà anche il suo fazzoletto bianco, vuol dire che ha conquistato un'orecchia. Se continuano, seconda orecchia, se continuano, la coda. Poi aprono la porta principale, che è quella di là, e la gente fuori l'aspetta e lui porta una spalla tra la folla. Quindi queste sono quando il torero ha fatto una grandissima corrida. Naturalmente non è lo stesso fare una corrida in una piccola arena e non in un'arena come Madrid o che insomma a Siviglia, dove il pubblico è più rigoroso, che non sventola i fazzolettini così facilmente, deve essere tutto perfetto, sono gli intenditori, no? Perché poi adesso per quelli che sono critici, che non l'ha fatto bene, allora nei paesini più facili cominciano a sventolare, è più facile. Quindi per un torero essere affermato, si dice che deve aver fatto una buona corrida perlomeno a Madrid o a Pamplona o a Siviglia, che sono le cattedrali. E ripeto, poi a partire da ottobre vanno verso Sud America a fare le corride. Andiamo a vedere il toro? Olè, qua, sotto? Andiamo a vedere il toro? Tu vuoi ammazzare me? Questa è la galleria. Parlo da solo, eh? Qui dove c'è il toro, no? Sì. Ci sono anche la scuola di cavalli, ma anche viene dall'antico, l'arena romana, no? Sì, sì. Quando c'erano gli animali, le bestie, sempre veniva fatto dall'alto perché è più sicuro. Per questo sono queste corde, questo corridoio è l'ultimo tratto di strada che fa il toro. Le porte laterali sono sempre chiuse, si apre solo quella centrale. Quindi può andare solo avanti, poi si chiude la porta dietro alle spalle e non può tornare più indietro. E da qui anche si controlla, sono queste botole, si controlla l'animale, da qui dall'alto, perché il toro arriva qui un giorno prima della corrida. Gli è dato da mangiare o lo lasciano? Che un giorno, sì, gli danno da mangiare qualcosa. Fino allora il toro è stato libero in campagna per 5 anni, anche di più, quindi pensate come sarà. E come fanno per farlo entrare? Ci sono tanti corridoi che ora potete vedere, sempre dall'alto, viene tutto dalla campagna, li mettono, li incanalano nei camion, no? Ci sono questi recinti, poi li scaricano qui, li incanalano dentro la stalla. E fuori. Naturalmente poi sorge il problema a volte che devono far rientrare il toro. È molto più difficile naturalmente, perché farlo uscire è facile, però farlo entrare da quella porticina è pericoloso che si avvicina a un toro. Allora fanno uscire, c'è il metodo che fanno uscire la vacchiglia, che sono le mucche, una dietro l'altra, sono legate con le corde una dietro l'altra in fila. Loro tirano dalla prima, perché non si accerchiano il toro, e quindi il toro va dietro le mucche, poi le mucche le tirano da qui, fanno entrare e lui, questo è l'unico, lo fanno rientrare accerchiato. Povera bestia, me la prometto. No, beh, quelli che sono quelli riproduttori, sì, quelli che lasciano vivo.